Piazza del Campidoglio, dove insieme ai nostri parlamentari, consiglieri municipali, consegneremo tutti gli atti fatti in quest'anno e mezzo, gli atti di indagine ispettiva, gli accessi agli atti, le interrogazioni rimaste prive di risposta, gli esposti fatti in procura, in Corte dei Conti. Su Roma, sulla vicenda di Mafia Capitale non bisogna calare una cortina e per quanto ci riguarda il sindaco Marino deve dimettersi. Stiamo andando ad arricchire il dossier del prefetto, ma soprattutto del procuratore capo Pignatone. Dentro infatti ci sono moltissimi atti dei quali probabilmente i magistrati non sono a conoscenza. Quindi operazione togliere il marcio, quello che ancora non è emerso. Mafia Capitale significa zero servizi per i cittadini. Non è vero che i soldi ci sono, vanno tutti qui. Ricordatevelo. Ricordatevelo quando sarete in cabina elettorale. Mafia Capitale è tra noi, quindi bisogna che tutti i cittadini si attivino per evitare questo. Non deve succedere mai più, mai. Sì, abbiamo raccolto tutte le varie testimonianze, indizi importanti che possono dare spunto a delle indagini. E è ora di aprire questi scatoloni e di portarli all'attenzione dell'autorità competente. La mancanza di trasparenza e l'inefficienza che ci sono oggi nella pubblica amministrazione sono quelli che permettano a sistemi come quello di Mafia Capitale di allignare, di prendere forza all'interno della nostra pubblica amministrazione. Quindi risolviamo il problema a monte andando a rendere più efficiente la nostra pubblica amministrazione e più trasparente. Tra gli atti portati al prefetto ci sono anche atti del nostro municipio. Vogliamo chiarezza sulla questione dei campi Rom, vogliamo chiarezza sui bandi che vengono fatti riguardanti il sociale. Non dimentichiamoci che fra un anno scadranno i piani regolatori sociali e quindi verranno riversati su Roma nuovi milioni di euro, molti milioni di euro da destinare a dei progetti per il sociale. Quindi dobbiamo stare sul pezzo e fare fiato sul collo per vedere che le assegnazioni vengano fatte in modo regolare e soprattutto che venga data e garantito un servizio ai cittadini e soprattutto alle fasce più deboli. E noi stiamo facendo tutta una serie di accessi agli atti per controllare le determine dirigenziali, quindi fondamentalmente le autorizzazioni a fare all'interno del municipio, e notiamo che c'è una grandissima quantità di appalti dati insomma urgenza. Qui quindi mi voglio ricollegare ai concetti di Roma Capitale, quindi queste dinamiche molto spesso sfuggono ai controlli standard, perché come sappiamo bene quando c'è la somma urgenza salta quasi tutto, le assegnazioni vengono fatte quasi discrezionalmente a carico degli organi del municipio, quindi i dirigenti e quant'altro. E ovviamente alla mia presa di posizione dicendo che forse bisognerebbe controllare un po' di più questi organi, mi è stato risposto che sono le forze dell'ordine e devono fare i controlli, mentre il politico non se ne deve occupare. Un signore dice, leggendo i nostri cartelli, via fuori la mafia da Roma, diceva allora si svuota Roma. Noi dobbiamo partire proprio da lì, perché la colpa di quello che sta accadendo è di tutti noi cittadini, che abbiamo fatto poco o nulla, perché siamo in un certo qual modo tutti conniventi, tutti sappiamo, tutti conosciamo e tanto diciamo tutti funziona così. Ecco, noi vogliamo che quel funziona così smetta. Noi abbiamo preso una presa d'atto, abbiamo avuto una presa d'atto di quello che è successo. Noi in quarto municipio per esempio vorremmo capire un po' i locali di via Pomona o quello che succede in via Visto nel centro di accoglienza, nei centri di accoglienza di Tiburtino Terzo, vorremmo un po' capire tante cose. Noi vogliamo innanzitutto però che si sveglino i cittadini che non mollino l'attenzione, che restino sul pezzo e che siano sempre concentrati, perché è della loro vita che qui si gioca, perché i servizi sociali vanno a colpire dove c'è bisogno, dove necessitano i bambini, i disabili, gli anziani, le persone più fragili. Allora noi dobbiamo stare attenti e vogliamo che nessuno dimentichi. Grazie. Nelle intercettazioni si fa riferimento ai tetti della Regione Lazio, e quindi sostanzialmente noi temiamo che con questa espressione si faccia riferimento a degli stanziamenti, non vorremmo, effettuati con decreti presidenziali da parte della Regione Lazio fuori dal controllo del Consiglio, quindi non in fase di assestamento del bilancio. Adesso vedremo se ci sarà qualche decreto presidenziale che assegni risorse alle cooperative, quindi all'universo di cooperative facenti
facenti capo al 29 giugno. Noi vogliamo che la mafia vada via dalla capitale, da questa città che è la nostra città, e dato che sono passati solo 41 giorni dallo scoppio dello scandalo, ma sembra che si tratti del secolo scorso, dobbiamo continuare a lavorare, a denunciare e a fare pressione affinché le istituzioni, ma a cominciare dai cittadini, ripuliscano questa città. Buongiorno.